L'iniziativa del titolo Orientate al futuro è stata promossa da Confartigianato, Camera di Commercio Chieti Pescara di Europe Direct. Ha preso il via oggi e proseguirà fino a venerdì presso la sede di Academy for Me, la scuola dei mestieri di Confartigianato presso il centro commerciale Centauro a Chieti. Dopo una rapida visita dell'Accademia e l'incontro con i ragazzi, caratterizzato dagli interventi del direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli, Gianluca De Santis della Camera di Commercio Chieti Pescara, Fabrizio Di Marco della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatino, Annalisa Michetti della Europe Direct di Chieti e come ospite d'onore la nota influencer Ilaria Scalera. Ho iniziato tutto come un gioco, ho iniziato condividendo appunto quello che reputavo più interessante della mia vita, che potevano essere accessori, paesaggi, foto belle che ritenevo belle sotto questo punto di vista, e poi da lì abbiamo iniziato ad allargare un po' la community e ho iniziato a dare spunti outfit per le ragazze che mi seguivano. Tutto così piano 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 fino a diventare ad oggi un vero e proprio lavoro. E dalla necessità di seguire i propri sogni ha parlato anche Fabrizio Di Marco della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina e di non avere paura, perché no, anche di pensare a un'iniziativa imprenditoriale, terreno fertile per un sistema creditizio estremamente radicato in un territorio come quello del credito cooperativo. Delle tante opportunità anche oltre i confini nazionali ha invece parlato Annalisa Michetti di Europe Direct, mentre Gianluca De Santis si è concentrato sulle innumerevoli chance che offre il mondo digitale. Daniele Giangiulli invece ha inquadrato la situazione attuale del mercato del lavoro in Abruzzo. Il periodo, ahimè, è difficile, basti pensare che abbiamo perso 12.000 occupati nel settore dell'artigianato in Regione Abruzzo negli ultimi 5 anni. Questo però non deve farci demoralizzare, perché il nostro intervento in queste giornate è proprio focalizzato anche sull'artigianato del futuro, quindi l'artigianato digitale, anche con il nostro Digital Innovation Hub che può dare delle speranze e delle prospettive a tante imprese che comunque vogliono restare sul mercato e continuare ad essere competitive, ma anche a molti ragazzi. Ragazzi che vogliono specializzarsi sul digitale, sulle nuove tecnologie. Crediamo molto nell'artigianato digitale perché crediamo che questo momento storico può dare opportunità concrete, lavorative e belle soddisfazioni, perché no, anche economiche.